Lucia, buonasera a tutti, ciao da Paolo Serafini. Beh, devo ripetere ogni tanto, trend del professionista oltre 20 anni, perché dopo magari qualcuno che arrivi in questo momento, che arriva in questo momento qui a vedere questa diretta, ma non sa chi sono, non sa, quindi è meglio che mi presenti. Allora, l'argomento di oggi sarà il Cotter Report, cos'è e come contestualizzarlo. Quindi andiamo ad ragionare su questa cosa. Ciao Anomis. Mi farà piacere l'argomento di oggi. Allora, c'è stato un ragazzo che ci ha scritto più volte di parlare di questo argomento e quindi l'abbiamo contattato subito. Sabato ci ha scritto: mi raccomando, cercate di parlare di questa cosa e quindi cerchiamo di accontentarlo. Ciao Alberto, ciao Stefano, ciao Amo, ciao a tutti. Allora, tra pochissimo partiamo con l'argomento di oggi. Volevo dirvi, per chi non l'ha ancora preso, mi raccomando, non fatevi scappare il libro L'ombra delle mani forti, l'unico libro dove si vedono i guadagni di chi ha scritto, e non solo i suoi, ma anche quelli dei suoi allievi. Quindi non perdetevi L'ombra delle mani forti. Quindi cercate di fare share anche del libro, cercate di fare share delle dirette. Ciao Dario, ciao Silvio, ciao, vediamo un attimo se riesco a vederli velocemente. Ciao Silvio. Ciao Giancarlo, ciao Stefano, e qui devo cliccare, devo trovare la maniera di vederli velocemente perché ho visto che qualcuno, ciao Rosa, ciao Mar, ciao Nicola, ciao Rocco, bravo Rocco, Rocco sta diventando sempre più bravo qua. Ciao Manuel, Emanuele, ciao a tutti, ecco che ho passato un po', ciao Irene, Luca. Matteo, se avete qualche domanda, mi raccomando, inerente al corso di oggi, ciao Renzo, ciao a tutti quanti, cercate di postarle così io vi cercherò di rispondere, io e Marco cercheremo di rispondere domani mail. Ciao Nicola, ciao Franco, ciao Antonio, ciao a tutti, dai. Ok. Allora, tra poco vi faccio vedere Marco. Allora, una cosa che volevo dirvi anche, aspettate che revoco un po' di ordine perché oggi non è che avessi tanta voglia di lavorare oggi, ma insomma, dai, vediamo. Aspettate che arrivo con un po' di ordine, non si sa mai. Cancel all. Cancelliamo tutti gli ordini. Cancelliamo tutti gli ordini a mercato, ok. Ok, abbiamo cancellato tutto. Vabbè, ciao Leonardo. Ciao. Ciao Miriam, Lorenzo Bianco. Mi raccomando, cercate di fare share. Ciao Mirko. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti. Ok, va bene, presentiamo allora Marco adesso, faccio venire dentro Marco. Ciao a tutti, Ciao Marco. ciao ragazzi, ciao Paolo. Ciao Marco, ciao, buonasera a te. Allora, l'argomento di oggi abbiamo detto che è il Cotter Report, quindi parleremo di questa cosa qui. Sei preparato, sei pronto? Prontissimo. Sempre stato pronto. Sì. Ascolta, Unicredit ha detto video ci ha deluso un pochino stamattina, sì. Beh, ci ha deluso, l'ho venduta subito Ovidio, ne ho ricomprate ancora poche, però le ho comprate. Stamattina teneva bene il mercato, però l'ho venduta subito e l'ho ricomprata, perché ho visto il mercato molto debole, guardato, parlato anche a livello volumetrico, che abbiamo visto che l'impostazione era a ribasso, abbiamo fatto l'analisi stamattina. L'hai seguita l'analisi stamattina, Marco? Ho dovuto andare giù, quindi fatalità è veramente accelerato giù, ha rotto quasi tutti i livelli di supporto. Giancarlo mi ha detto che ti trovo in forma, tu li vedi Sì, quando li seleziono io, tu li riesci a vederli? riesco a vedere qualcosa. Ok, bene. Volevo dirvi che adesso tra poco partirà la nuova rubrica di Top Borsa. Speriamo di non fare Stop Borsa. Quindi ci saranno i ragazzi, ci sarà Marco ed Enrico. Enrico, vieni qui un attimo. Vi presento Enrico, che è, allora, Enrico, vi dico, è partito da poco tempo, fare tre, cioè è partito da poco tempo, 2 anni che. Ciao, ciao a tutti. Eccolo qua, è diventato già subito rosso, avete visto? No, Enrico e Marco faranno dei piccoli flash tutti i giorni, qual è il tema del mercato, il titolo che si muove di più, qual è la notizia più importante, in modo tale da creare un attimino di hype un po' a tutti e cercare di risolvere più domande possibili, più quesiti che avete, i vostri dubbi. Quindi cercheremo di risolvere questa cosa qui, sarà una diretta flash
quindi durerà 20-30 minuti, loro due faranno questa cosa. Naturalmente due trader che fanno questo di professione. Vi farò vedere il conto, Enrico, vi farò vedere un po' di operazioni, fa sia trading multi-day che trading intraday, ok? Quindi fa scalping, oggi ha liquidato 1300 eni, liquidato oggi? 1300 eni, ne aveva 4000 a 7 euro, le avevi prese circa? 7,10 sì. 7,10 e quindi ne ha liquidate 1300, ha tenuto veramente tanto. Adesso vediamo con le altre 2007, io gli ho detto liquida un po' di più, lui ha detto no, devono arrivare oltre 10 euro, vabbè, perché lui sa che io le ho leggermente più in alto. Allora dice, se le ha Paolo che guadagna sempre, alla fine diciamo, a guadagnare anch'io. Vediamo l'asta come è chiuso. Ok, va bene. Allora, siamo pronti con la diretta. Allora, mi raccomando, cercate di seguirci perché ci saranno molte novità, non da questa settimana, ma dalla prossima. Quindi ci sarà Marco ed Enrico, parteciperò io proprio all'inizio, tanto per farli partire. Però dopo loro faranno delle dirette tutti i giorni. E siccome ho visto che ci sono tanti fuffauri in giro, allora mi hanno spronato a fare sempre di più. Occhio alla mascherina, mi ha detto Nicola, ok? Il padre ha detto Lebron James non va a fare il presidente del guarda. Ok, ciao Luigino, ciao anche a te. Allora, è figo, allora Ivan Puglisi ha detto che è figo il mio tutor, chi è? Sei te Marco? No, è un altro di sicuro, io mai. È tuo Ivan? No, è mio. È tuo, ah, ecco come fare. È troppo buono. Faccio vabbè, quindi ci saranno le dirette di veterani, la mia, quella di Marco, e quella di giovani, quindi cercheremo di prendere anche il settore giovanile di ragazzi, quindi Marco farà un po' di analisi, spiegherà un attimo l'analisi tecnica, un po' di cose, quindi saranno delle dirette anche per far apprendere chi non sa tanti termini, borse, il gap, le aperture, le chiusure, cos'è un'asta di apertura, cos'è un'asta di chiusura, quindi farà dei piccoli interventi in modo tale da far prendere conoscenza a tante persone che al momento non sanno tante cose della borsa, e quindi cercheremo di informarli un attimo. Allora, la diretta di oggi sarà solo a livello didattico, come tutte quelle che abbiamo fatto fino ad ora, quindi parleremo del Cotton Report. Allora diamo la parola a Marco, se avete qualche domanda su queste cose qui, cercate di fare le domande specifiche a Marco, ok? Va bene, avevo visto Ale che aveva fatto una domanda, però avevo nato i soldi, non diamo pelle ai porci, eccolo qua, non dobbiamo fare i porci, ma si può stare, si muffa, muffa culo. Vabbè Ale, ok, vai pure allora. Eccoci. Allora hai le slide, no? Facciamo... Sì, ho preparato al volo due slide. Ok. Allora, oggi parliamo velocemente, non andremo ad approfondirlo completamente, però parliamo del Cotton Report. Innanzitutto è un report che viene fatto settimanalmente da questa società, la CFTC americana, e raccolgono i dati il martedì, il mercoledì li vagliano e il venerdì esce, quindi è un report che non è in tempo reale innanzitutto e va confrontato settimana per settimana. Qui vado un po' più veloce, ci sono quattro tipi di report, oggi andremo a vedere in particolar modo il TFF, cioè il Traders in Financial Futures, che unisce una serie di contratti dei future che molti di voi probabilmente fanno, su cui molti di voi fanno trading e che seguo anche io, così potremmo avere degli esempi che conosciamo. Allora, innanzitutto, cosa traccia questo report? Principalmente il movimento degli istituzionali, lo vedremo dopo ancora più chiaramente, cioè andremo a vedere questi dealer, gli asset manager, i fondi a leva e altre categorie. Cioè, questo report va a tracciare tutti i cambiamenti di posizioni fatti dagli istituzionali. Quindi si va a vedere dove le mani forti operano, se aumentano le posizioni long, se le diminuiscono, se aumentano quelle short. Quindi si può avere un'idea del sentimento del mercato tramite le posizioni dei grandi, quello che bene o male
tutti vorremmo sapere, magari in tempo reale e non in ritardato, però è già qualcosa. In pratica ci vanno a stabilire cosa sia l'open interest. L'open interest, sempre purtroppo dobbiamo usare termini in inglese, ma vabbè, portiamo pazienza, in sostanza è il numero totale dei contratti derivati aperti sul mercato, perché quando io apro una posizione, per dire io oggi compro un contratto del future sul petrolio, l'open interest del petrolio aumenta di uno. Chiaramente io non conto nulla, sono una briciola anche con i miei 2-3 contratti che posso fare. Altra cosa è se Eni aprisse una posizione con dei derivati sul petrolio, chiaramente non ne va a comprare 3, ma dico un numero a caso, magari ne va a comprare 300 o anche di più. Questo fa alzare l'open interest, vuol dire che un istituzionale è entrato a mercato e ci sta quindi indicando che c'è un grande interesse, una grande attività su quel future. Andiamo a vedere. Questo è il report. Potrebbe sembrare molto complicato, infatti da un lato purtroppo lo è, però se guardiamo giusto 2 o 3 cose possiamo avere un'idea un po' più precisa. Innanzitutto, vedete, questo è il Traders in Financial Future. Ne traccia moltissimi, io ve ne ho evidenziati qua alcuni. Uno di questi è il conosciutissimo, o spero almeno da tutti, ES, le mini Standard & Poor's 500. Per chi non lo sapesse, questo è un future che traccia l'indice Standard & Poor's 500, che a sua volta è l'indice delle 500 società a maggior capitalizzazione in America, quindi ha dentro da Amazon a Walmart a Google i giganti dell'economia americana. Vedete com'è diviso? Ci dà la divisione tra istituzionali, al di là dei nomi, adesso vi dico velocemente chi c'è dentro a questi 3 insiemi. Immaginatevi i fondi delle pensioni, i fondi delle assicurazioni, immaginatevi gli hedge fund, anche quelli più speculativi. Cioè stiamo parlando sia di chi usa i derivati per fare il loro primario utilizzo, cioè quello di protezione, perché normalmente il contratto derivato viene comprato da chi si vuole ricoprire dal rischio della fluttuazione del cambio, ad esempio di una valuta, ma anche della fluttuazione di una materia prima. Poi ci sono altri istituzionali che invece lo scambiano in maniera speculativa. Dopodiché ci siamo noi. Noi siamo in questa posizione, ovvero sia, come vedete c'è scritto non reportable, che vuol dire che la size di chi entra su questi contratti derivati è troppo piccola per essere segnata, quindi la mettono tutti insieme in un calderone. Detto questo, visto cioè i partecipanti al report, andiamo a vedere cosa ci indicano. Vedete, ad esempio, prendiamo questo tipo di istituzionale. Vedete che ogni volta dicono la posizione long e la posizione short, quindi in questo caso abbiamo 1.240.845 contratti aperti long e 439.998 contratti short. Che indicazione io ne posso prendere? Beh, la prima è che ci sono più contratti long aperti che short, quindi una prima indicazione. Poi posso andarlo a confrontare con il report precedente, che è questa parte qua sotto, cioè ci dice che dall'ultimo report, che come vedete è settimanale, 9-2 febbraio, è passata una settimana, le posizioni long sono diminuite di 8.657, quelle short di addirittura 56.888. Quindi se uniamo la quantità maggiore di posizioni long al fatto che siano anche diminuite le posizioni short, abbiamo un'idea della tendenza generale del mercato. Però, come sapete, a noi interessa avere uno spunto operativo, perché va bene la teoria, va bene i report, ma l'idea è di portarla nel nostro trading. Il punto è questo: noi abbiamo un sentimento, cioè andiamo con questo indice a capire se il sentimento generale del mercato è più verso posizioni long che verso posizioni short. Ad esempio, andiamo a prendere
qui ad esempio vi posso far vedere, questo è il future della sterlina, oppure, visto che a molti interessa, andiamo a vedere com'è l'open interest sul Bitcoin. Avremo anche qua sempre le posizioni degli istituzionali che possiamo mettere qua dentro. Vedete che se andiamo a vedere nei fondi, quindi quelli più speculativi, come si sono posizionati nell'ultima settimana, noteremo che tra le posizioni long e le posizioni short, i fondi speculativi scommettono sullo short e le posizioni, tra parentesi, sono anche aumentate. Quindi, che è un classico del Bitcoin, i fondi non ci credono, gli hedge fund, e continuano ad andare in stop sui Bitcoin. Però questo provoca anche la volatilità che spesso troviamo sul Bitcoin, perché queste posizioni, quando vanno in stop, creano delle forti accelerazioni. Un altro aspetto di cui vi voglio parlare è come a volte vengono aggregati i dati. Non facciamo, Marco, scusami, abbiamo mostrato il sito dove andare a vedere magari queste cose, certo. Quando viene, l'abbiamo detto questa informazione, l'abbiamo mostrato prima, Mario. Volevo tenermelo nascosto, ma vabbè, lo facciamo vedere. Allora, questo è il sito, ve lo metto direttamente qua. Questo Eccolo è il sito del cftc.gov, e in cui ci sono tutte le informazioni che volete. Ad esempio, se andate in Market Data and Economic Analysis, vedete che c'è la sezione Commitments of Traders, in cui c'è tutta la descrizione. Io in parte ve l'ho già condensata, purtroppo è in inglese, e poi avete i vari tipi di report, come ve li ho presentati, con anche le date in cui vengono normalmente fatti uscire. Adesso hanno Google, quindi traduce abbastanza, esatto, bene quello, esatto, che c'è scritto. E poi attenzione a questi dati, perché diciamo bene quando vengono fuori, quando vengono redatti, in modo tale che siamo leggermente in ritardo, perché dice operatività intraday, assolutamente no. Quindi prendete le cose che diciamo con le pinze, perché sono dei valori che sono già vecchi quando li stiamo guardando, che magari ha già fatto delle posizioni diverse. Quindi stiamo attenti per operatività intraday. Per operatività multiday potrebbe essere anche interessante darci un'occhiatina, però tutto in un contesto abbastanza generale. Grafici daily, vedere un attimo dove si trova il titolo, che posizione ha, vedere se magari, se anche da parte nostra è ipercomprato, ipervenduto, perché dopo abbiamo visto il discorso di GameStop, che sembrava che alla fine ci fossero state tante più persone che vendevano rispetto a quelle che compravano, alla fine avete visto che è esploso su, e quindi in quel momento lì c'era tanta gente che era esposta short sul titolo. Quindi è un'indicazione per operatività daily magari, però cerchiamo di prenderlo con le pinze e valutarlo, perché non viene fuori subito, viene fuori il venerdì, i dati del martedì, mi sembra, no? Esatto, si prendono un giorno addirittura per sistemare i dati, quindi noi che siamo abituati ai volumi, alle notizie in tempo reale, effettivamente sarebbe uno strumento utilissimo se avesse una velocità maggiore. Cioè, noi poi quei volumi riusciamo a vederlo abbastanza bene, vediamo bene già i posizionamenti che stanno facendo sui volumi, li vediamo ai grafici daily quando stanno difendendo dei minimi e dei massimi. Quindi prendiamo queste cose con le pinze, anche perché ci sono così tanti strumenti che si possono, cioè qualcuno può essere long da una parte e short da un'altra parte, sembra che stia perdendo una parte ma sta guadagnando di più dall'altra. Quindi è chiaro che i commercia loro fanno più hedging, perché alla fine hanno un bene, è chiaro che loro shortano dall'altra parte, quindi sembrerebbe che fossero short, effettivamente sono short loro, ma è solo una recupertura per il bene che hanno loro, hanno il grano, hanno l'euro dollaro, hanno i cambi, hanno un magazzino, facciamo finta, di patate, è chiaro che loro vendono le patate sul mercato per stabilizzare il prezzo, altrimenti se dopo le patate crolla il prezzo perdono tutti i soldi delle patate. Ho fatto un esempio delle patate per dirvi, ok, ecco, quindi un esempio abbastanza semplice, e quindi cerco di dire, ok, queste patate valgono 100.000 euro, io mi shorto la controparte, ma di edgeare questa posizione in modo tale da frizzare la mia posizione in essa, in modo tale che anche se va su o giù a me non mi interessa niente, se va su guadagno con le patate, perdo l'altra parte ma non perdo più il mio bene che ho, quindi ho un bene da 200.000 euro e lo tengo, e ho sempre quel bene lì, qualunque dovunque vada al mercato.
È chiaro che se viene giù, magari il prezzo delle patate va giù, io guadagno dall'altra parte, quindi non ho perso i soldi che avevo in magazzino. Ecco, questo, quindi si vede che hanno posizione short perché sono long da una parte, devono cercare di coprire la loro posizione per non perdere soldi. Questo è il discorso di commercio. Era nato all'inizio così, vero Marco? Era nato così all'inizio per coprire le posizioni che avevano loro in essere per cercare di non perdere soldi, quindi cercare di avere un'assicurazione. Sì, è andata proprio così. È che cos'è successo poi? Che si sono creati un sacco di contratti derivati all'interno delle banche, che banche d'affari, che facevano da controparte a queste persone che avevano bisogno di coprirsi da, ad esempio, rischio cambio. Perché facciamo un esempio: la nostra moda italiana vende tantissimo in Asia. Asia, mercato gigante, Giappone tantissimo, ma Cina e via. Il problema è il cambio, perché se dovesse fluttuare molto, quando tu all'inizio anno devi fare le previsioni di bilancio, come fai a fare la previsione del cambio che ci sarà dopo 10 mesi, poi di uno stato estraneo al tuo? Allora a quel punto copri la tua produzione. Si sono accumulati così tanti contratti derivati che qualcheduno ha detto: e se creassimo un mercato secondario dei contratti derivati? Per cui ora la maggior parte delle persone non sa a volte nemmeno quale sia il sottostante di un derivato. Certo, il derivato sul petrolio non ci vuole un esperto per capire a cosa sarà collegato, però ad esempio il derivato dell'oro, come spesso faccio vedere nei corsi, sull'oro ci sono di base molti derivati, molti sottostanti, quindi anche lì a cosa ci si rifà? Però oramai viene contrattato senza la funzione di copertura. La cosa importante, secondo me, da portare a casa dal COT Report è anche una filosofia di base, cioè adesso provo a fare un disegno qua sopra, spero che si riesca a vedere. Se io vi disegno un grafico, immaginiamoci di fare quindi una lettura ampia, che possa essere un bel grafico daily o il settimanale. Se molto spesso noi che cosa noteremo? Che in una partenza di un trend, immaginiamo, questo è un trend ribassista, perdonate la semplicità del grafico, quante volte avremmo voluto indovinare la fine di un trend per comprare sui minimi, per poi fare tutta la risalita? Al di là che comprare sui minimi e vendere sui massimi è quasi impossibile. Ma il nostro obiettivo con il COT Report non è questo, è capire come vengono fatti queste inversioni. Cioè, chi inizia a creare delle posizioni per il long non inizia a crearle come ha la tentazione di fare il trader piccolino in queste aree, cioè quando il trend è già partito. Le grandi fasi di accumulazioni partono prima, addirittura a volte partono ancora nelle fasi di ribasso. Strumenti come il COT Report ci permettono di capire che se l'open interest aumenta e le posizioni da short passano a long, si può iniziare a intuire questa fase che può diventare di accumulazioni sui minimi. Poi ci vogliono gli strumenti adeguati per capire come sfruttarla, come leggere queste fasi. Ma l'importanza del COT Report è proprio quella di capire come un trend abbia ribassista, in questo caso, abbia finito la sua corsa e il sentimento generale sia cambiato. Quindi mi porto nell'operatività intraday dei future, e magari sull'azionario ci metto l'intraday, il multiday o i piani di accumulo proprio in questi punti di inversione. Ecco come posso utilizzarlo. Sulle azioni italiane il problema qual è? È che questo dato è non così utilizzabile come sui future. Comunque rispondiamo alla domanda dell'open interest sui future: abbiamo l'indicazione del cambio di sentimento. Ok, abbiamo risposto anche alle altre domande, mi sembra abbiamo detto molto interessante, grazie. Una domanda per cortesia: il COT Report si usa comunque maggiormente in ottica multi day? Ok, esatto. Paolo, ma insegni pure azionario? Solitamente, signor, faccio più azionario solitamente, Matteo.
Dopo vediamo se ci sono altre domande. All'interno del Cotereport, diceva Giancarlo, ci sono anche il discorso Sì. delle persone, ci sono il Cotereport. Sì, esatto. E c'è il discorso anche che fanno vedere anche ci sono dei grafici apposta, fanno vedere già sulle opzioni in tempo reale, fanno vedere proprio le posizioni che hanno sulle varie scadenze e quindi si vede già quello lì, essendo a mercato, si vedono già le posizioni che hanno in tempo reale sulle opzioni invece sui future, c'è un pochino più lungo il discorso. Bene, vediamo se avete qualche altra domanda. Bialetti ha detto che è la GameStop italiana, non so, vedremo un attimo. Sta andando su così forte anche oggi. Ti dico la verità, Bialetti, ti mostro, guarda, ti faccio vedere l'unico titolo che ho perso 22 euro, più 150 euro, mi ha fregato i soldi, è andato su velocemente, mi è toccato stopparmi. È stato l'unico titolo che ho perso. Vediamo se riesco ad entrare. Faccio vedere nel frattempo finché arriva, vediamo se arriva qualche domanda. Mi sembra che hai mostrato tutto, Marco, no? Per quanto Sì, riguarda il. c'è, se, mentre, se vuoi c'è un altro aspetto che si può evidenziare questo. Un classico movimento che fa, in cui cambia il sentimento all'interno di un trend è quando arrivano su supporti e resistenze. Cioè c'è proprio un momento, un esempio classico che ha fatto anche ultimamente Ferrari. Abbiamo delle posizioni, perdonatemi, disegno ancora sopra a questo schema. Un classico di Ferrari che fa spesso sulle trimestrali è un'area in cui viene fatta una bella accumulazione, la trimestrale esce dopo. Magari 2 o 3 giorni prima si vedono forti volumi in accumulazione. Il titolo parte prima della notizia, arriva su una resistenza, esce la trimestrale sulla resistenza che a volte è molto buona, ma si nota che nel movimento verso la resistenza queste posizioni vengono già vendute e sulla notizia della trimestrale vengono scaricate tutte le posizioni o quasi accumulate precedentemente. Ferrari l'ha appena fatto. Il titolo sulla notizia positiva crolla, mandando anche in confusione il trader piccolino, il retail, che non conosce questi meccanismi perché si dice trimestrale buona, il titolo non dovrebbe crollare così tanto. In realtà il titolo torna nella fase di accumulo, dove magari viene di nuovo riacquistato. Per cui questo cambio di posizioni nella salita a ridosso delle resistenze trasformano le posizioni long in posizioni short, non più di tanto. Spesso è un liquidare le posizioni e chiuderle. Stessa cosa sul ribasso, a ridosso delle resistenze si vedono che le posizioni short vengono proprio liquidate sui supporti ancora prima di arrivarci. Ok, spero che sia piaciuta la spiegazione che ha fatto Marco. Allora andiamo direttamente. Allora dice Nicola, sulle azioni italiane ci sono le posizioni nette corte di Borsa Italiana o no? Sì, c'è anche una trasmissione che fa Emeric benissimo lunedì alle 11 PNC e quindi parlano esattamente, però vengono sempre comunicate un attimo in ritardo. Cioè, il discorso è, vabbè, dopo, però è un attimino comunicato in ritardo, quindi però è molto utile per operatività. Multiday, come abbiamo detto poco fa, che piattaforma viene usata? Sono dei ragazzi che adoperano delle piattaforme. Adesso io non adopero piattaforme, non faccio, so che dei ragazzi adoperano le piattaforme, dovrei informarmi un attimo su queste piattaforme. Eccolo qua. Dice poi: sì, bene, il put call ratio. Sì, non dovremmo considerare anche il put call ratio. Sì, Luca, vediamo un attimo. La schermata che avevi mostrato era la stessa del cotto ufficiale, Marco. No, Mi dice qua. questo è un sistema per tracciare un po' più agevole. Purtroppo questo è un metodo con cui io traccio queste cose per avere un'indicazione un po' più, lo vedete qua nel COT Index, però non la si trova. So che ci sono dei
provider che danno questo tipo di schermate a pagamento, ma non ve li consiglio. Si può fare benissimo usando un po' Excel e prendendo i dati. Io questo è come me lo visualizzo, perché vedete quest'ultima colonna che è il COT Index. Per avere a colpo d'occhio una idea di utilizzo, l'index, come quasi tutti, va da 1 a 100, se è 100 è super rialzista, se è 1 no. Facciamo un esempio, abbiamo il Russell, questo non è aggiornato con gli ultimi dati, quando ho fatto questa slide mi dava il segnale più forte rialzista, sul crude oil avevo il segnale praticamente ribassista. Questi sono, è un modo mio per avere un'idea generale. Ok, stiamo guardando la posizione che avevo io, vediamo un attimo se si vede, eccolo qua. Ancora, come vedete, 200 Unicredit, il conto, come vedete, è sempre quello, si vede bene, e il totale di oggi, vabbè, oggi ho preso la sberla, vediamo se riesco a mostrarvi i soldi che ho perso con Bialetti, così vi mostro, perché magari qualcuno dice Paolo nasconde le pelle, cioè non ho problemi a mostrare anche le pelle. Adesso vediamo se riesco a farvi vedere se avete qualche altra domanda scrivete pure, che cerchiamo di... Intanto, un attimo per Marco, ecco qua, guarda che c'è la domanda per te, Ferrarese. Andrea, ti rispondo subito. Sì, hai perfettamente ragione, come dicevo all'inizio, è tardivo. Però non dimenticare una cosa, Andrea, le analisi importanti le devi fare sempre sul multi-time frame, cioè utilizza grafici settimanali, giornalieri, e poi sceglieti un time frame intraday. Se tu vai a vedere i grafici settimanali, anche se questo dato è in ritardo, i grandi trend spesso, soprattutto sulle azioni, le vedi partire nei settimanali. Quindi assolutamente sì, hai ragione, è tardivo, però puoi andare a identificare meglio le partenze dei grandi trend. Vediamo se qualche altra domanda. Le vedi adesso? Sì, adesso le vedo. Sì, Marco, ho detto grazie alla banca, puoi far tutto. Esatto, Mirko. Ho la banca amica, quindi mi regala un po' di soldi. Grazie per la risposta, Paolo, quindi posso prenotare un corso per azionari. Faccio il 99%, lo dico, dico durante le dirette che bisogna fare l'azionario. L'azionario è meno pericoloso rispetto ai future, perché abbiamo un effetto leva enorme. Parleremo di questo effetto leva, come magari fare delle piccole accumulazioni, piccole magari mediazioni qui future con le azioni, che cambia totalmente il quadro generale tra le azioni e future, perché quando noi compriamo un future, anche il micro, cioè compriamo un decimo di quello che vale il micro, quindi calcoliamo $50 a punto di SP, siamo 4.000, siamo $200.000, e con micro facciamo $20.000, cioè facciamo un decimo, facciamo $20.000, quindi non è poco, cioè anche con micro dobbiamo renderci conto. Invece con le azioni possiamo prendere 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, ed è quello il valore. Prendiamo il 10% su 5.000 azioni, prendiamo il 10% su 20.000, è chiaro che abbiamo un effetto leva enorme, quindi rischiamo veramente tanto. Se prendiamo un S&P, abbiamo un controvalore di $200.000, cioè è veramente tanto, dobbiamo calcolare $50 ogni punto. Se 4.000 punti, non siamo 4.000 ma mancano 120 punti, è chiaro che sono quasi $200.000 che stiamo di controvalore, che stiamo facendo. Volevo mostrarvi un'altra cosa, vediamo un attimo se riesco a condividere, vediamo se riesco a vedere, no, così mostro che Bialetti, vediamo se si vede Bialetti, lo sposto un attimo, vediamo se riesco a mostrare Bialetti ad screen, vediamo se vede, eccolo qua, vabbè, messaggi salvati, un po' di, eccolo qua, Bialetti, si vede qui Bialetti, non so se lo vedete. Vedete, sono in perdita di 22 euro qua sotto, li vedete? Meno 22. Quindi ho perso 22 euro su Bialetti, per cui con Bialetti oggi ho perso. Quindi mi ha fatto vedere che c'è qualche titolo che ogni tanto perdo, e questo qua è stato uno di quelli che oggi ho perso i soldi. E ce l'ho fatto, l'ho shortato, ero in guadagno di 170 euro, dopo la fine ho preso due o tre legnate, insomma, mi è andato in stop e è andato in sospensione. E dopo, vabbè, però l'importante, avete visto, essere costanti con i guadagni, perché avete visto sempre
i guadagni che mi mostro, fatevi vedere anche da chi fa le dirette, ma chiedetevi, mostrami cosa hai fatto oggi, cosa hai fatto l'altro ieri, cosa hai fatto la settimana scorsa, e così capite se questo qua fa veramente trading o se vuole vendervi qualcosa e non fa niente, perché alla fine io li vedo che hanno un'arroganza incredibile, quindi anche dall'arroganza che hanno le persone quando fanno, che spiegano le cose durante le dirette che fanno, perché ne vedo qualcuno, c'è qualcuno veramente che fa ridere i polli. E parlano del nulla cosmico, non fanno vedere mai niente e anche sono arroganti verso altre persone, quindi non hanno nessun rispetto, quindi perdi per farci vedere che sei umano, anzi, magari non fossi umano, Stefano. No, vabbè, ci sta, perdiamo tutti quanti. Avete visto Luna Rossa, che bravi che siamo stati, siamo andati in finale, ci giochiamo l'America's Cup e Jimmy Spithill, che era bambino e tutto, cioè lui non aveva talento, come magari qualcuno dice ci vuole talento, lui non aveva talento, è stato quello che ha sudato più di tutti per arrivare a determinati risultati, pensate, lui ha vinto la Coppa America 2 volte, però ha detto che tutti quanti, ha scritto proprio un libro, che l'ho detto anche in un'altra diretta, ha scritto il libro 50 nodi, ha detto se anche una persona riuscirà a fare, magari a diventare bravo, io sarò contento perché quella persona è riuscita a fare, ad avere un risultato anche se non aveva talento, come è successo a me che non avevo talento, sono riuscito ad avere il risultato, quindi non occorre avere talento per arrivare a conseguire risultati. Io sono convinto, cioè, sono sicuro al 100% che non ho talento in borsa, non ho talento, cioè, sono quello che ha studiato di più, quello che si è impegnato di più, quello che si mette qui davanti tutti i giorni in gioco, e perdo anch'io soldi in borsa, certamente sono costante, però le perdite per fortuna sono inferiori rispetto ai guadagni e riesco a guadagnare costantemente dal mercato tutti i giorni, come Marco, come Enrico, li vedremo le prossime settimane in diretta, quindi vi faranno vedere delle belle cose, quindi la perseveranza, come ha detto il mio amministratore, porta ai risultati, dovete perseverare, perché anche Enrico ci ha messo 2 anni, anche te Marco, quanto ci hai messo te ad avere risultati stabili? Cioè qualcuno vuole subito i risultati, non è possibile, è difficile. Anzi, aggiungo una cosa, a me è capitato, vabbè, io avevo iniziato a fare trading sulle azioni molto tempo fa, però quando sono passato anche al trading intraday e poi è diventato la mia professione, ma prima che diventasse la mia professione sono andato in reale, ma sono anche tornato in demo, perché in reale appena ho visto che non riuscivo a controllare bene le posizioni, che qualcosa non andava, mi sono fermato e ho detto devo tornare in demo, sistemare le cose e tornare in reale. Non è detto che il passaggio sia unico, quante volte si deve calibrare meglio il motore dopo una gara e vedere che c'è la modifica da fare, non è detto che debba essere tutto perfetto, anche perché personalmente io ho scoperto andando in reale tutti i giorni cose di me che non conoscevo. Eh sì, perché è un continuo migliorarsi, sembra strano, cioè mi miglioro anch'io, cioè in borsa non si finisce mai di imparare. Chi è arrogante pensa di insegnare tutto, di avere il bottone magico, il tasto magico per guadagnare in borsa, non esiste il tasto magico, esiste tanta disciplina, tanta perseveranza, tanto impegno. Per arrivare a determinati risultati ci vuole tanto impegno, e solo una piccola parte ce la fa, però se ci si impegna alla fine si riesce a non perdere soldi, a essere costanti, e ci si può, io posso dire che la borsa mi ha arricchito, quindi ho guadagnato tanti soldi, quindi io posso dirlo che ho guadagnato tanti soldi in borsa, ho fatto vedere anche i risultati nell'ultimo libro, ho fatto vedere anche dei risultati, ho fatto vedere anche i soldi che ho prelevato dal conto. Vediamo un attimo che c'erano 2 o 3 domande, vediamo se rispondiamo. My Commercial diceva, sì. Rispetto al singolo strumento dovrebbero essere le mani forti, cioè quelli che hanno più soldi di tutti. Abbiamo spiegato i commercial cosa sono, quelli che cercano di fare hedging, di chiudere, cioè di salvare lo strumento, loro non hanno, cercano di, hanno proprio il sottostante, loro hanno proprio lo strumento ce l'hanno loro, cercano di proteggere la loro macchina che hanno la macchina, hanno i barili di petrolio, cioè loro ce li hanno lì, cercano di proteggerli, quindi fanno operazioni contrarie a quello che hanno loro. Invece le mani forti istituzionali magari sono quelli che cercano di speculare per quella giornata lì o giornate successive su un determinato strumento, e ce ne sono parecchie mani, sono 3-4 potenti, che hedge fund, i fondi pensione, c'è un po' di tutto insomma sul mercato, e quindi dobbiamo prestare attenzione un attimino a loro.
Ciao Paolo, tu consigli, allora, vediamo un attimo, mi c'era un'altra domanda, mi ero perso, quindi abbiamo quasi finito. Quando ci si può aspettare un'iperinflazione sul rand sudafricano, considerando il trend contro il dollaro in forte debolezza pluriennale? Pier Ambrogio Cillo. Allora, beh sì, ci si può aspettare, sì. Il rand è una vita che è messo così, quindi questo è plausibile. Vediamo Mirko, si perde... Allora, si perde 22 euro, io ne ho persi 62 con Minidas, che più volatile mi ritengo fortunato. Beh, guarda, non ti dico oggi quanto era volatile, Bialetti era molto più volatile, in un attimo l'hanno sospesa a rialzo. Tra Reale, vedi che dice anche Laura Brienza, dice tra Reale e Demo cambia il mondo, esatto, per quello bisogna tornare in Demo e rifare ancora le cose. Io ho iniziato ad avere risultati stabili, vedi, e positivi, solo dopo 3 anni aprono opzioni a medio termine, vedi anche Alessandro conferma questa cosa, 2-3 anni ci vuole, ma dovete perseverare, non è che stiamo fermi 2 anni e riprendiamo di nuovo gli studi, non facciamo niente. Beh Paolo, io ho un caro amico che fa il trader da prima di me, americano, lui andò in questa trading room e dopo 1 anno e mezzo si presentò al suo capo per dirgli io me ne vado perché non riesco a trovare un modo, non sono costante, non ce la faccio. Gli hanno detto di insistere, adesso a distanza di 5 anni è uno dei top trader della trading room, ma lui voleva mollare, eh? Voleva mollare, sì. Era troppo presto. Sì, ma io ne ho visti tanti che hanno talento e magari mollano proprio... Poi dipende anche dal portafoglio che ognuno di noi, perché magari uno ha un portafoglio limitato, ce la potrebbe fare magari avendo 10, 15, 20 mila euro in più, e invece ad esempio Enrico, lui ha un portafoglio abbastanza importante, insomma, quindi... sente meno la pressione addosso, poi aiutata anche dalla famiglia, adesso sta andando bene, cioè sai, dipende da come affronti determinate cose, perché dopo avere una liquidità ti permette di superare più agevolmente i momenti di sconforto, perché capitano a tutti, cioè, nessuno è capitato anche a me, momenti di sconforto, quindi capita, perché la borsa ti manda su e ti butta giù su un attimo, no? È così. Paolo, volevo rispondere a Paolo De Feo. Se vuoi vedere meglio questa rappresentazione, il consiglio è quello di cercare su Google COT Index, cioè indice COT, così ti aprirà tutti quelli che lo fanno già, per cui puoi trovare già qualcuno che lo riorganizza in una maniera grafica magari più veloce da leggere. Prova sì, COT esatto. Index. Benissimo. Grazie mille a te Dodi, sì, e per quello ci impegniamo sempre per formare ancora più persone, per quello faremo delle dirette, ho chiesto a Marco e alla fine Marco mi ha dato la sua disponibilità, anche Enrico, quindi non so, li sto pressando un attimo e quindi cercheremo di fare questa cosa, queste dirette veloci in modo tale da creare, di formare il più possibile, anche perché sono fatte da persone che fanno questo come lavoro e quindi hanno delle sfumature diverse di chi vuole magari da solo le indicazioni senza vedere le sfumature, perché sono i particolari che fanno la differenza rispetto a altre cose. Beh, abbiamo risposto a tutti quanti, spero abbiate capito un attimo il COT report, come cercare di affrontarlo in maniera adeguata senza, che non è incentivazione all'investimento, ma prenderlo con le pinze, magari per operatività molti dei, ma guardare i grafici, contestualizzare tutto nell'insieme per dopo fare le operazioni. Cosa volevi aggiungere te Marco prima che chiudiamo la diretta? No, è tutto perfetto. Da prendere con le pinze è un buono strumento anche per ragionarci sopra e identifica, ti fa ragionare su come si muovono gli istituzionali che per creare le loro posizioni giganti non riescono a farlo, soprattutto sull'azionario italiano, in un unico giorno. Perché creare grandi posizioni su un titolo anche del FTSE MIB, quindi non sottile, non riescono a volte in un giorno solo. Quindi riesci a vedere, trasportandolo nei volumi, come ragionano gli istituzionali. Esatto, sì. Allora dice come funziona il vostro percorso formativo e su cosa si basa. Cioè, il mio consiglio, trovate sul Top Borsa, trovate tutte le informazioni per approcciarvi al mercato,
cercate di trovare un mentore che vi dia prova dei risultati, di sapere di cosa sta parlando prima di avventurarvi a fare trading con denaro reale. La scorsa settimana, ad esempio, ho ricevuto richieste di aiuto da un ragazzo che ha perso addirittura 400.000 euro perché si è intestardito a fare da solo. Ma se si investiva qualche migliaio di euro nella sua formazione, quanti soldi è che risparmiava? Anche se uno non guadagna, almeno non perdeva, cioè non guadagnava, però almeno non perdeva 400.000 euro. Quindi capite benissimo che il rischio è veramente molto alto. Quindi cercate di trovare un mentore che dia prova di risultati. Io vi faccio vedere quest'ultimo lunedì, non ho problemi. Quest'ultimo lunedì vi faccio vedere. Dopo magari qualcuno dice no, quello lì no, non guadagna, vi mostra solo, cioè non posso nascondere i risultati della seduta. Se avessi magari un telefono, cioè avessi delle posizioni aperte su delle valute, ma avessi un MT5, potrei anche nascondere i risultati, potrei nasconderli, anche se devo dire la verità, sull'MT5, vediamo se si vede, io sto lavorando, vedete, anche, vediamo un attimo se si vede, l'MT5, no, un attimo è andato via. No. Paolo? Sì. È andato via il tuo audio. Ecco, mi sentite? Ok, vediamo se si vede qui. Allora, questa è dell'operatività, non so se si vede, anche sull'MT5. Qui c'è la possibilità, ad esempio, di nascondere sull'MT5, mostrare, non so se si vedono i risultati. Sono tutti piccoli guadagni, abbiamo aperto delle posizioni e sta girando un sistema. Poi una volta vedremo anche questo sistema come funzionerà, però è chiaro che è un sistema per una settimana, 7-8 giorni, non è che possiamo dire, ok, guardate, questo va benissimo. Ci vuole tempo per vedere se un sistema è stabile e profittevole. Abbiamo messo lì dei soldi, lo faccio sempre in reale, non faccio demo, non ho mai fatto demo in vita mia. E quindi per fortuna non ho chiuso i conti, è stato anche fortunato. Quindi vi ringraziamo della giornata. Se volete qualche consiglio formativo, Dario, puoi andare direttamente sul sito di Top Borsa e vedi quale potrebbe essere la formazione che potresti ricevere. Abbiamo i tutor che seguono fedelmente le lezioni degli allievi, e quindi c'è proprio tutor con una persona, cioè non è che siete in 10, uno testa a testa, quindi one to one, quindi avete la possibilità di avere one to one, un tutor che vi fa vedere le cose, e anche se magari avete un po' di paura di essere insieme a qualche persona, lì siete solo voi insieme al tutor, una persona insieme al tutor, one to one, e vengono affrontati tutti i problemi. Noi cerchiamo anche la formazione, non termina mai da noi la formazione, noi diamo valore aggiunto, non è che facciamo scuola, diciamo ok, online, finite le 5 ore, 10 ore, 20 ore, chi si è visto, noi portiamo sempre avanti, addirittura ragazzi che vengono avanti da 2-3 anni, che mi stanno seguendo, vengono in sala, cercano di migliorarsi e vedo i miglioramenti che fanno continuamente. Io ci tengo i miei allievi, quindi cerco di formarli nella maniera migliore, e stessa cosa Marco ed Enrico, che lì, cioè, vi scrivono, vi cercano di dire un sacco di cose anche a voi, no? Quindi ci stiamo dietro i nostri allievi. Ok, Marco, li salutiamo tutti. Ciao a tutti, una buona serata. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao, ci vediamo lunedì, così vediamo gli argomenti che affronteremo durante la settimana. Se avete qualche argomento particolare, che adesso ho cercato, non so se ha detto Pino, ha detto hai il sorriso, il sorriso te, Marco, non sorridi mai, mi sa. No, ma purtroppo non riesco, hai ragione, vorrei sorridere di più, Pino, ma è un mio difetto, è un difetto proprio della mia bocca, non riesco più di tanto. Quindi okay. Al massimo ti posso fare questo, ma lo dedico a te. Ok, grazie mille a tutti voi, grazie Renzo. Grazie Dario, grazie Massimo, buona serata a tutti, ciao, un abbraccio. Ciao, buona serata. Al prossimo. Ciao a tutti. Ciao.